Allora, una notizia clamorosa, stai scrivendo un libro sul calcio. Sì, è clamorosissima, infatti. Tra i libri improbabili e tra le idee improbabili ho anche questa. Scrivere un libro sul calcio visto da bordo campo, cioè da una indefessa mamma che stanzia a bordo campo a seguire il proprio figlio che si diletta dietro a una palla. Come alleni la tua scrittura? Allora, in questo caso l'allenamento alla scrittura è stato un allenamento all'ascolto, per cui mi sono messa in ascolto e ho trascritto una quantità di parole, che mi sembravano fossero poche, all'inizio mi sembrava fossero poche, invece sono tantissime, gergalità, modi di dire, parole usate, reiterate e ripetute durante tutti gli incontri di calcio, gli allenamenti e anche durante le telecronache televisive. Non ti chiederò per chi tifi. E No, no, se, chiedimelo, per chi tifi? alzami la. Ecco, brava, almeno questo va bene. No, una cosa che mi interessava sapere, tu che nel tuo libro precedente eri veramente molto ironica, che registro pensi di utilizzare in un libro sul calcio? Perché guai a toccare il calcio in Italia, eh? Infatti, per questo è un libro improbabile e sarà molto ironico, perché se non usi l'ironia per avvicinarti a un mondo che non è il tuo, che ha un suo linguaggio, una sua sintassi, un suo modo di guardare l'esistenza, angolare, dico sempre, se non usi l'ironia muori, soccombi, sei già defunto. Il piatto perfetto per una partita di calcio da gustare guardando il calcio o si digiuna perché lo stomaco è tirato? No, si digiuna, ho perso un sacco di chili e stare a bordo campo. No, no, non si mangia, si digiuna, si beve acqua, io spero acqua, anche se ho visto passare di tutto e di più, però direi che le bevande sono la cosa che tira su più l'animo, insomma. Quando è che conti di consegnare il libro? Ah, non lo so, è un libro in progress, è un libro improbabile, come ti dicevo, per cui la materia è cangiante, gli argomenti sono sempre diversi, cambia anche il mio stato d'animo a seconda delle persone che incontro, perché è molto variegato il mondo del calcio, c'è l'alto e il basso, tutto in contemporanea. Non lo so, non ho idea, mi sono data ancora un po' di mesi. Io Tu sei una tifosa? sono È una milanista, l'ha tifosa, detto. sì, del Tifosa? Milan. Del Milan, ma sono una tifosa di quelle vere appassionate, sono un'ultra filosofica del Milan e anche una lettrice di libri sul calcio e anche un'ascoltatrice attentissima delle trasmissioni calcistiche. Allora chiudiamo con un aggettivo perfetto su Van Basten. Oh mamma, Marco Van Basten è un cigno meraviglioso, vorrei saper scrivere come lui sapeva giocare a pallone. Grande, grande Grande. Betta, speriamo di ritrovarci presto, magari avendo tra le mani il tuo nuovo libro. Tenevo a Ma bordo molto campo. volentieri. Grazie Ciao! mille. Ciao.